Restiamo amici? Allora, innanzitutto per il regista, da dove nasce questa storia? Sappiamo che è tratta da un romanzo, ma che cosa ti ha intrigato di questo romanzo e il personaggio bellissimo della fanciulla? Ma sì, nasce da un romanzo, ma in realtà è quello che poi abbiamo riportato nel titolo. È la storia non di un'amicizia, ma dell'amicizia. Cioè, a cosa regge l'amicizia? Regge a tutte le prove che poi la vita ti sottopone, oppure a un certo punto arriva il tradimento grosso che ti fa perdere anche gli amici? Questo fondamentalmente è il nucleo del film, credo. In questo contesto non solo il suo ruolo, ma il ruolo delle donne, come avete visto, sembra marginale, però in realtà poi sono solo loro che risolvono le situazioni. Lei, in qualche modo guarendo il protagonista dal suo blocco psicologico e poi salvandolo materialmente da quelli che lo inseguono. Il personaggio di Violante, facendo rinascere il protagonista a nuova vita sentimentale. Il personaggio di Lidia, che avete visto prima, quella proprio fondamentale nello sviluppo della storia, e anche la famosa Marta Rossi, anche lei insomma ci mette del suo. Sì, è vero, bravo, che grazie. Comunque ci tieni a dire che siamo noi sempre che salviamo gli uomini, i casini che fanno. Adesso non esageriamo, però insomma. Però sì, è vero, alla fine è tutto, cioè, la maggior parte del casino è creato sia da Marta Rossi, che poi viene risolto dalle altre donne, e niente, sono molto molto contenta di farne parte, e io ero già una grande fan di questo qua. Vabbè. E niente, è da vedere, è bellissimo. Cosa ci hai messo di tuo? Io credo che abbiamo, tutte le donne abbiamo sia il, diciamo, la parte più dolce e la parte un po' più, come si può dire la parola in italiano? Seducente, un po' più suadente. Esatto, quindi io credo che tutte le donne abbiano questo, e quello che credo di avere anch'io, insomma. No, poi era difficile perché in realtà, appunto, essendo un film sull'amicizia virile, che come dice il nome è una cosa di uomini, riuscire a trovare personaggi femminili che invece non solo interagiscono ma sono veramente i vari fulcri della storia, insomma, è stato un po' complicato, però credo, spero di esserci riuscito.